Input positivo, ma loro devono dare un po' del loro, altrimenti questa partita la vedo ancora in perfetta parità anche nei minuti finali. Hai perfettamente ragione, Bani, il capitano, si è messo sulle spalle la squadra, ma ovviamente non può giocare 40 minuti consecutivi. E non glielo si può chiedere, non glielo si può chiedere, assolutamente. Si riparte allora con Radostin Papazov, che rispetto ai primi quarti è un po' calato dal punto di vista del rendimento. Infatti si è fermato a 14 del secondo quarto, nel terzo praticamente non è mai riuscito ad andare a canestro. Ecco, forse una cosa che in questo momento potrebbe servire al Castanea è un po' di rendimento realizzativo da parte di Radostin, come aveva fatto nei primi minuti. Dall'altra parte invece si sente quando non c'è in campo Dimitrovic. E forse Castanea deve approfittare di quei momenti in cui non c'è. Macchi, bravissimo! Ah no, aspetta. Annullato per passi il canestro di Macchio. Peccato perché era stata una gran bella azione. Peccato perché era stata veramente una gran bella azione. Dicevo, bisogna approfittare dei momenti in cui non c'è Dimitrovic in campo, in modo tale di poter rifiatare in difesa, perché nessuno spinge come lui, e poter sfruttare le energie in attacco. Intanto Shalabba, gran tiro da tre di Shalabba, gran tiro da tre di Shalabba. Veramente una gran partita da parte sua. Quando ha tirato ha avuto una percentuale di precisione veramente da pochi. Intanto Noah non riesce, David Ice, a contenere questo pallone, in quanto marcato e ben marcato appunto dalla difesa della DR Reggio Calabria. Intanto Nardi per Ravi. Laganà la lascia a Nardi. Nardi, buon palleggio di Nardi, che cerca di sbucare su Noah e ci riesce Nardi. DR che prende il volo per la prima volta, più 4. Castanea si deve dare una svegliata. Allora Macchi, Noah, Banin, Macchio tenta la tripla, palla che colpisce il ferro ma alla fine non entra. Allora può ripartire Shalabba, subito Navi fuori, bravissimo David Ice. Allora riparte velocissima la Castanea, sbaglia clamorosamente il passaggio David Ice e Navi non spreca l'occasione. 53 a 49. Clamoroso David Ice, clamoroso, ha sbagliato un passaggio che poteva portare a canestro due giocatori, erano praticamente 3 contro 1. Erano 3 contro 1. Si starà mangiando le mani secondo te David Ice? Sì, anche perché è una scelta banale, mi permetto di dire, non voglio fare il giocatore, però dico, siete in 3 contro 1, la palla bassa non si dà col giocatore davanti, hai altri due compagni liberi e diverse soluzioni, devi cercare quella migliore, anche perché stai giocando in una categoria che te lo richiede, ti richiede le scelte eccellenti al momento opportuno. Devono crescere questi ragazzi, devono crescere, parliamo di David Ice, che è praticamente, nonostante il fisico possa dire il contrario, è un 2002, però è stato chiamato in una C-Gold e assolutamente non può permettersi questi errori. Minuti e 19 al termine del quarto. DR che prende fiducia in quanto ha più 6 dal Castanea Basket. 6 punti pesano. 6 punti pesano parecchio. Allora, Banin. Sfonda Banin. Non riesce ad andare al canestro. Noah recupera. Allora c'è la rimessa.
in attacco a favore dell'ASD Castanea Basket. Banin sbaglia il passaggio, Banin, ma la recupera, rimedia, un po' di confusione Shalabba, allora recupera Kirill, sbaglia anche lui, un po' sfortunato però questa volta, la palla praticamente viaggia sul canestro ma alla fine non entra. Allora Shalabba, Ravi tenta la tripla, Ravi per poco non ce la faceva, sbaglia anche il numero 9 Rick Pepi, che si sbatte la testa e ovviamente sa di aver perso una grande occasione. Banin a colloquio con l'arbitro. Banin infatti si lamentava per questo fallo sentenziato praticamente dall'arbitro nei confronti di Ravi, che adesso avrà due tiri liberi a disposizione. Questo pesa moltissimo, soprattutto per il Castanea Basket. Anche Filippo Frisenda, adesso il coach Frisenda, colloquio con l'arbitro. Cerca di caricare i suoi, Banin. Sa che è un momento difficile per la sua squadra. Tutto pronto per i tiri liberi, la lunetta, Ravi con il numero 3 per la DR. Assegno il primo. E assegno, non è in va il secondo però, per pochissimo, sfortunato qui Mattia Ravi, che sale a quota 8. Adesso la DR più 7. Davis per Noah che si gira, Kirill non ha spazio per tirare, Banin, Davis tenta la tripla, la palla colpisce il primo ferro, ancora Davis, questa volta non riesce nemmeno questa volta, Kirill nemmeno Kirill, tanti canestri sbagliati dal Castanea sotto rete, veramente tanti. Allora Banin cerca di sfruttare la disattenzione di Nardi. Veramente troppi canestri sbagliati sotto rete dal Castanea Basket. E sono più di 7 punti, secondo me. È pronto a rientrare David Ice per Kirill. Gli starà mangiando un po' le mani. Ancora rimessa per l'ADR Reggio Calabria, ritmi che sono un po' calati in questo momento. Shalabba, pronto la rimessa per Lagana, scusate Nardi, questa è Lagana, tripla per Lagana, DR che prende il volo, 56-49, e invece Castanea che non riesce ad andare a canestro.
dovrebbero essere 59 punti per la DR adesso. Non sono ancora disegnati sul tabellino. Esce Banin a prendersi praticamente la scopa per rimettere in sesto il parquet, perché altrimenti non si può riprendere. Ecco che arrivano i tre punti segnati prima da Nardi, dalla Ganà, scusate. Adesso il numero 3, Ravi. Intanto arrivano delle indicazioni per Noah dalla panchina, mentre Ravi per Shalabba. Adesso Nardi, la Ganà, DR che attualmente domina il parquet. La Ganà, Nardi tenta il canestro, riesce ed è da tre. Castagna che non riesce più a reagire, sottomesso da un ottimo DR. Adesso fischiano anche passi a Davis. Qua ci presenta visibilmente spazientito in panchina. I suoi hanno bisogno di una svegliata. Nardi, la Ganà, lascia Ravi. Nardi, la Ganà. Altro tiro da tre per la Ganà. In pratica riesce tutto attualmente alla DR. Ha preso confidenza, ha preso entusiasmo. Si sta facendo trascinare, quindi non sta sbagliando più nulla praticamente, al di là, a differenza del Castanea che invece non riesce a rimettersi in carreggiata. Adesso è praticamente a 16 punti, e 16 punti di distanza veramente sono tantissimi, specialmente all'ultimo quarto e specialmente a 5 minuti e 41 dalla fine. Gli sta entrando tutto, ma anche loro che stanno trovando e stanno avendo molto più spazi dovuti al fatto che il Castanea sta difendendo male e con poca fiducia. È anche vero che coach Molino e coach Presenda adesso devono cominciare più che altro sull'aspetto mentale dei ragazzi, perché in queste categorie, al di là del talento che puoi avere, al di là della giovane età e tutte le attenuanti che vogliamo, ma devi essere forte mentalmente e sereno in partita, altrimenti questi tipi di risultati non li recuperi. È probabilmente proprio per questo che coach Frisenda ha chiamato il tanto è rientrato David Ice, forse per dare un po' di fisico. Ravi, marcato da Davis.
fallo subito da Ravì. Allora Shalaba può ripartire con una rimessa laterale in attacco. Nardi per Ravì, che non sbaglia il tiro da tre. Lo sbaglia invece Banin. Adesso sono praticamente 49 a 68 i punti, sono veramente veramente tanti. Castanè che praticamente in quasi 6 minuti non è riuscito a fare un punto in questo quarto quarto. È ferma a 49, se fino a questo momento, come abbiamo detto, è